Direi che entrando un po' anche nella discussione sul significato politico criminale e anche sugli aspetti sanzionatori, possiamo a questo punto passare al terzo intervento, alla terza relazione di oggi. Do quindi la parola al dottor Valentini per la sua illustrazione degli altri aspetti problematici, diciamo complessivi anche, credo, più o meno, degli aspetti sanzionatori, diciamo, della riforma. Prego. Sì, grazie professore. Adesso io naturalmente ringrazio per l'invito, ringrazio la Camera Penale, eccetera. Mi inserisco, sperando di essere all'altezza, in coda a una relazione che ho condiviso praticamente integralmente e che, specie nell'ultima parte, tocca un passaggio, secondo me, fondamentale nella comprensione della legge 69 del 2015, che è questo intervento che si pone dichiaratamente nel solco della riforma Severino, che aveva un'aspirazione più sistemica, più complessiva, e che cerca un po' di ritoccare, di aggiustare alcuni aspetti, ecco, considerandola forse un po' ancora un po' troppo tenera, evidentemente, e un po' troppo poco eurosensibile. Io ne vedo quattro di direttrici. Sulle prime due vado molto veloce perché sono state già toccate molto bene dal professor Pellissero. La prima riguarda l'innalzamento, l'incremento del trattamento sanzionatorio della corruzione propria, cioè qui si parte, se vedete i lavori parlamentari, con la volontà di innalzare il trattamento sanzionatorio della corruzione propria, non di ricalibrare in modo armonico il minisistema. Dice, noi vogliamo alzare il trattamento sanzionatorio della corruzione propria perché è sproporzionato per difetto e perché vogliamo allungare i termini prescrizionali. E io ricordo un pezzo del professor Pellissero sul diritto penale del processo, quando questa legge era ancora un comunicato stampa, che già diceva, aspettate perché non possiamo intervenire solo sulla corruzione propria, no? Perché poi creiamo un sistema in cui se tu rendi più vivido un tassello, poi devi ricolorare un po' tutto. E questo che ha fatto in modo un po', non so quanto inconsapevolmente tendente verso la logica Cernobbio, rispetto alla quale però non si ha il coraggio di andare fino in fondo, né in punto di norme precetto, né in punto di meccanismi premiali. Ha fatto esattamente questo, ha innalzato il trattamento sanzionatorio della corruzione propria e poi ha coordinato, ha rivisto un po', ha generalizzatamente ampliato le forbici edittali per le contigue fattispecie, corruzione propria, in atti giudiziari e naturalmente induzione indebita, e la meno contigua fattispecie di peculato. E quindi c'è questa specie di cocktail, no? Tra efficientismo, termini prescrizionali, proporzionalità, che però è utilizzata dall'altra parte, non per contenere ma per dilatare l'area della rilevanza penale, l'area della punibilità, e questa ragionevolezza complessiva estetica, diciamo, perché poi il manufatto nell'insieme poteva essere disarmonico. Segnalo appunto quella, giustamente, condivido pienamente quello che ha detto il professor Pellissero, questa sostanziale equiparazione sanzionatoria, quasi che queste fossero norme che descrivono fatti espressivi di un disvalore omologo, fungibile, no? Qui abbiamo il 319 nuovo che si avvicina moltissimo e coincide nel minimo alla concussione, come se appunto la presenza assenza dell'abuso funzionale diventasse il colpo, così un dettaglio. Viene innalzato la cornice edittale, incrementato il cornice edittale del 319 quater, la corruzione in atti giudiziari. Corruzione di atti giudiziari che coincide tout court con la concussione. E quindi verrebbe da dire che effettivamente tanto valeva, no, andare verso Cernobbio, creare questa macro fattispecie di corruzione, macro fattispecie in grado di ospitare tutti i fenomeni lato sensu corruttivi,
e abbinata a una causa di non punibilità. Segnalo solamente che a mio avviso il salto sanzionatorio modesto di suo assolutamente condivisibile, che ha coinvolto il 318, che passa da 1 a 5 a 1 a 6, di suo condivisibile perché lo sottrae al 131 bis, alla causa di non punibilità, ma nello stesso tempo non convincerà mai la giurisprudenza a servirsi di questa fattispecie, ammesso che ciò sia un scenario praticabile, per punire asservimenti funzionali, accordi corruttivi continuativi. Cioè non ci vuole una grande capacità previsionale, pronoia, per immaginare che la giurisprudenza continuerà a praticare interpretazioni criptanalogiche, a servirsi per asservimenti funzionali, iscrizione di propaga, del 319. Segnalo anche, ma vado molto veloce perché non sto andando veloce, che una occasione mancata clamorosamente è il rimediare al gap sanzionatorio che separa il trafficante di influenze col millantatore, perché il trafficante di influenze continua a essere punito di meno, nonostante, ancorché conoscendo effettivamente il pubblico agente che promette di corrompere, sia in grado di innescare un pericolo, non dico concreto, ma più realistico per i beni giuridici tutelati. L'altra direttrice, anche qui dico proprio due parole, è il reingresso dell'incaricato di pubblico servizio. Qui non ho niente da dire, è l'unica manipolazione strutturale, l'ingresso incaricato di pubblico servizio, scusate, fra i soggetti attivi della concussione costrittiva, quindi il 317, non c'è niente da dire, era assurda l'uscita, è ragionevole il reingresso. Diciamo che tra le manipolazioni dirette forse non era la più urgente, ecco, si poteva far di più, non occupava nella mia scala proprio la pole position, ecco, nell'agenda politica, anche perché non c'erano sacche di impunità da colmare, neppure retroattivamente, perché sappiamo bene che i fatti costrittivi dell'incaricato di pubblico servizio usciti dal sistema andavano nell'estorsione aggravata, nella violenza sessuale nel caso appunto di performance sessuali, nella violenza privata aggravata, cioè con tutto un problema di dosimetria sanzionatoria in eccesso e in difetto. Però diciamo che, visto che le sezioni unite si preoccupano molto, poi spero di poter dire anch'io la mia sulle sezioni unite, non sul caso Ruby per carità, ma sulle sezioni unite, si preoccupano molto degli aspetti intertemporali, non era forse questo quello che si poteva fare, ecco, più urgentemente. Mi soffermo invece un pochino di più, ma sempre cursoriamente, su questa circostanza attenuante, il 323 bis comma 2, che questo è un importante sconto di pena, perché è da 1 a 2/3, quindi molto importante, per corruttori, corrotti, induttori e indotti o corre-indotti o aspiranti tali, perché si applica anche l'istigazione, che recidono il vincolo di omertà e si adoperano, dice la norma, efficacemente per riparare il riparabile, naturalmente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, oppure per agevolare il lavoro degli inquirenti. Sono condotte collaborative squisitamente processuali, come ad esempio appunto l'individuazione degli altri responsabili, l'assicurazione delle prove dei reati e l'adoperarsi per recuperare il profitto, parola magica, profitto, quindi consentire il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Ecco, condivido le perplessità del professor Pellissero, perché a parte qualche più o meno districabile nodo esegetico, qui mi pare che mi lascia un po' irrazionale della fattispecie premiale, mi lascia un po' perplesso, non perché si presta a strumentalizzazioni o perché ha un effetto criminologico, ma per l'esatto contrario, perché appunto mi sembra una carota un po' troppo poco appetibile, specie se abbinata, come in questo caso, a un bastone ancora più robusto di prima. Cioè mi chiedo se veramente uno semplice sconto di pena convinca il pattista
a emergere dalle coltri dell'overtà, no? E a collaborare, e a collaborare, siano a carota veramente appetibili. Anche qui si tende al modello Cernobbio, ma non si ha il coraggio di andarci fino in fondo verso la causa di non punibilità. Corroborano peraltro la mia prognosi infausta sul punto i connotati che devono possedere queste controcondotte collaborative, perché qui l'enunciato è molto chiaro: le controcondotte del pentito devono essere utili, sono prestazioni di risultato, si deve adoperare efficacemente per elidere gli effetti del reato, assicurare prove individuali responsabili o agevolare il sequestro dei proventi, efficacemente. Sono prestazioni di risultato, nel senso che sono contributi collaborazionistici che devono essere effettivamente utili alla realizzazione degli eventi indicati dalla norma, cioè senza quelle prestazioni, quegli eventi, quei risultati non sarebbero stati conseguiti, o comunque sarebbero stati conseguiti in modo non così tempestivo, non così agile, efficacia. E non saranno non sarà contributi proficui, per esempio, questo lo dice la Procura di Trento, non lo dico io, una mera confessione, una generica collaborazione informativa, la semplice conferma di elementi probatori già acquisiti agli atti. Quindi efficacia del contributo discrezionalmente valutata dal magistrato. Non solo, perché c'è anche un sottoproblema decisivo. Non si capisce se questo enunciato contempli queste prestazioni risultato in modo alternativo o cumulativo. Secondo me, naturalmente, se sono cumulative vuol dire che il pentito deve raggiungere effettivamente e concretamente tutti i risultati stabiliti dalla norma, no? Sequestri, individuazione di prove colpevoli e riparazione del riparabile. Ora, a mio avviso, sembra evidente che si tratti di prestazioni di risultato ma alternative. Però io conto come il due di coppe, no? Un autorevolissimo autore, per esempio, riferisce l'alternativa solamente all'ultima parte, all'ultimo periodo della norma, cioè l'individuazione dei corri, ovvero sequestro delle somme, perché gioca sull'ovvero. Mentre dice, per il resto è necessario che l'intera serie delle condotte si realizzi in concreto. La stessa Procura di Trento si riferisce a una sorta di alternatività attenuata o meramente eventuale. Cosa dice la Procura di Trento? Dice, i risultati possono sì essere alternativamente raggiunti, ma solo se e solo quando il ruolo giocato dal pentito non ne consente il raggiungimento integrale. In che senso? Il premio va negato se, pur potendo consentire di ottenere più o addirittura tutti i risultati previsti dalla norma, il pentito, diciamo, limiti il suo sforzo collaborativo. Limiti il suo sforzo collaborativo. Potevi consentire il recupero del provento e nello stesso tempo riparare il reato, ti sei limitato a consentire il sequestro delle somme, io nego il premio perché potenzialmente potevi fare di più. Ora, efficacia e alternatività eventuale, no? Non so se poi andrà a finire la storia così, però mi pare improbabile che un pattista si convinca a fare molto rumore, cioè a denunciare e denunciarsi di fatto, per poco o niente, cioè rischiando di non ottenere neppure uno sconto di pena, quando il suo aiuto, il suo contributo sia reputato discrezionalmente dal magistrato inefficace o troppo striminzito rispetto alle sue capacità performative. Cioè mi pare proprio una fattispecie destinata a restare sulla carta. Senza contare che sconta già in anticipo questa regola, questa fattispecie premiale,
un'applicazione intermittente e diseguale. Per esempio, può restare per caso, pro caso, preclusa perché le prove sono già state acquisite, i proventi sono già stati sequestrati e le attività illecite sono già cessate o comunque non hanno prodotto conseguenze ulteriori. Scenario, tra l'altro, che discorrendosi di reati sostanzialmente istantanei mi pare normale, no? Ecco. E quindi qual è uno spazio applicativo per questa fattispecie, diciamo, premiale o presunta tale? Potrebbe trovare uno spazio operativo quando alla promessa accordo non sia ancora seguita un'effettiva d'azione da parte del corruttore, oppure l'effettivo compimento dell'atto, se di atto si tratta, da parte del corrotto. Qui ci potrebbe stare un impedimento, no, nella prosecuzione criminale, dell'iter criminoso, oppure nei casi di pagamento rateale della tangente, in generale in tutti quei casi caratterizzati da sistematicità, da continuità, un'abituale accettazione, iscrizione al libro di paga, eccetera, eccetera. Qui è immaginabile un'autodenuncia che svela un accordo corruttivo in corso di esecuzione, è immaginabile, sempre che ci si convinca a farlo. Io, francamente, non lo farei. C'è anche un altro aspetto, che non c'è una deadline. Cioè non è come Cernobbio che si prevedeva entro 3 mesi. No, no, qui non c'è una deadline entro cui fare outing. Non c'è. Quindi sostanzialmente la fattispecie resta praticabile fino a che non ci sia una sentenza definitiva, fino a che c'è un giudice di merito davanti. Quindi anche da questo punto di vista, oltre che scarsamente votata all'efficacia, mi pare scarsamente improntata a una logica dell'emersione, no? Tempestività. Ma vengo al punto che prude, ed è questa introduzione in una logica rimediale compensativa di tutta una serie di obblighi, prestazioni, misure, chiamateli come volete, di carattere pecuniario, polifunzionali, perché per come la vedo io sono polifunzionali, cioè rimbalzano tra afflizione e riparazione, se volete ristoro, e fra prevenzione anche generale e monetizzazione. Specificamente la pseudo controriforma stabilisce, interpolando l'articolo 165, 444, il patteggiamento, eccetera, che l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena e l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento, quindi condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento, sono condizionati, nel caso di rispettivamente condanna o procedimento, perché se lo definisci prima è un procedimento, per corruzione, induzione indebita, quindi fenomeni di dato senso corruttivi, corruzione pari, corruzione dispari, ma anche peculato o concussione, questo accesso e questa ammissibilità sono condizionati alla restituzione del prezzo, così dice esplicitamente l'articolo 444,1 ter, ovvero del profitto del reato. L'articolo 165 comma 4 traduce il lemma prezzo con somma equivalente a quanto indebitamente percepito dal pubblico agente. Io lo vedo come una traduzione, che però tollera anche letture diverse. Ma la norma veramente sghemba, un po' difficile da spiegare, è l'articolo 322 quater. L'articolo 322 quater, che prevede sempre nelle ipotesi di condanna per quegli stessi reati, quindi corruzione, induzione indebita, peculato, ma anche concussione, si prevede che venga ordinato il versamento in favore dell'amministrazione a cui appartiene il pubblico agente,
quindi amministrazione pubblica o della giustizia nel caso di corruzione e atti giudiziari, di una somma corrispondente a quanto indebitamente percepito. Somma corrispondente a quanto indebitamente percepito. Che cosa significa? Cos'è questa somma corrispondente? Nei casi di corruzione pari o dispari, e corruzione e induzione indebita, è la tangente, è il prezzo del reato. Nei casi di peculato e di concussione è il, diciamo, profitto provento. Il profitto provento. In tutti e quattro i casi sono soldi di altri, sono soldi che il pubblico agente incamera da privati, correi, mezzi correi o vittime addirittura nella concussione, o che comunque prende da casse, perché possono essere anche denari privati, quelli del peculato, diciamo ammanchi pubblici, soldi di altri. E dopo aver stabilito, insomma, questa ridda di regole, si specifica, perché questo è appunto il problema della qualificazione della natura, no? Che è importante. Si specifica, tra l'altro, solo nel corpo degli articoli 165 e 322 quater, e non anche nel 444, ma anche qui è una svista, a mio modo di vedere, che queste dazioni patrimoniali sono dovute a titolo di riparazione pecuniaria. Riparazione pecuniaria. Riparazione pecuniaria in favore di chi? In favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico agente, salvo e impregiudicato, si specifica pure, il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Quindi ti condannano per peculato, concussione, corruzione e induzione, indebita, tu devi dirottare all'amministrazione il prezzo del reato, la tangente, il denaro estorto al concusso o il denaro che hai rubato dalla cassa pubblica. Ora, nella mente del legislatore storico, che usa il label riparazione, ma poi se si vanno a guardare i lavori preparatori ne riconosce la polifunzionalità, si tratta di misure, di condizioni che esibiscono un DNA eterogeneo. Qui la finalità simbolica, general preventiva, cioè il dissuadere colui che intende commettere questo tipo di reati, perché significa lanciare un messaggio, il crimine non paga perché quello che guadagni poi lo deve restituire, si sposa con un'idea, diciamo, punitiva di effettività della pena, perché ostano all'accesso ai benefici sospensivi e del patteggiamento, quindi ostano accesso a benefici, con l'intento di far cassa, quasi, no, che si volesse compensare la devastazione a livello macroeconomico che implica il sistema, l'apparato corruzione, ma anche, io ce lo vedo questo, ma anche con la riparazione, con la reintegrazione, con un'istanza reintegrativa, con il ristoro, se non vi piace la parola risarcimento, del pregiudizio inferto, pregiudizio anche potenziale, perché stiamo parlando di reati di pericolo, inferto all'immagine della pubblica amministrazione, nel caso di atto conforme, al suo patrimonio anche in senso dinamico, nel caso di peculato, o al buon andamento, efficienza, nel caso di atto difforme dai doveri funzionali. Molto difficile stabilire fra tutte quale sia la direttrice, e qui il punto, teleologica prevalente: sanzione, pena, riparazione, risarcimento. Qui, secondo me, anche la Corte Europea dei Diritti Umani, che considera penale, pena, qualsiasi misura, mostra un segno afflittivo, no? Non integralmente riparatoria, non integralmente preventiva, non integralmente cautelare, secondo me farebbe fatica. Perché farebbe fatica? Farebbe fatica perché il 322 quater di suo, cioè preso come monade isolata, preso di per sé, non colpisce, non punisce il funzionario infedele. Ma si limita a imporre al funzionario infedele di devolvere alle casse pubbliche
la tangente, il prezzo del reato, o il denaro estorto, il profitto della concussione. Non colpisce, non è una freccia nel cuore del funzionario, semmai colpisce indirettamente corruttori, corroindotti e concussi, che addirittura subiranno una doppia vittimizzazione, prima da parte del pubblico agente concussore che estorce denaro, poi da parte dello Stato che lo incamera, costringendo quindi il concusso a rincorrere il suo aguzzino, costituendosi parte civile per rifarsi, no? Salvo il pregiudicato, per rifarsi se trova qualcosa, se ci sono delle briciole, perché poi lo Stato, almeno se ne parlavo l'altro giorno con un collega di studio, lo Stato normalmente in questi casi precede il privato, no? Ecco, la legge fallimentare è emblematica al riguardo. Ora, non punisce il pubblico agente. Perché non punisce il pubblico agente? Perché i soldi che deve dirottare sono degli altri, non sono i suoi. Non mette mano al suo portafoglio. Si dirà, non in modo infondato, anzi fondatamente, si tratta di una misura coattiva, non è a base volontaria. Quindi non è una riparazione. Una misura coattiva assomiglia più a una sanzione. Riparazione volontaria. E magari si aggiungerà, è a quantum fisso, non si prevede che di volta in volta venga quantificata il gradiente lesivo, il danno patrimoniale, non patrimoniale, patito dall'amministrazione di appartenenza, e visto che è fissa, somma corrispondente a quanto indebitamente percepito, non è una riparazione, non è una vera riparazione. E a me va bene. Non chiamiamola riparazione, chiamiamola sanzione, misura lato sensu sanzionatoria. Ma possiamo chiamarla pena? Pena anche in senso europeistico, possiamo chiamarla pena? Io adesso ho guardato i lavori preparatori e c'ho una frase di questo nel dibattito, l'onorevole Mazziotti di Celso, che non so di che parte politica sia, probabilmente ex Monti, zona Monti possibile, che dice, beh, per il corrotto restituire il profitto, il prezzo del reato, non è mica un gran sforzo, perché è la restituzione di quello che ha preso indebitamente. Questo non mi sembra richiedere moltissimo. Il trattamento diventa sicuramente non così punitivo per il corrotto. Faccio un piccolo passo indietro. Quando guardavo questa novella quest'estate, sono andato a vedere gli articoli di stampa, cioè dichiarazioni di governo, oltre ai lavori preparatori, eccetera. E campeggiavano sempre queste frasi, no? Soprattutto di Matteo Renzi: giù le mani dal malloppo, riprendiamoci il mal tolto, chi ruba deve restituire, eccetera eccetera. Allora uno si chiede, no, ma il mal tolto a chi? Il malloppo di chi? Di certo non della pubblica amministrazione, nella stragrande dei casi considerati dal 322 quattro, non della pubblica amministrazione, peculato a parte. 322 quattro che si limita a gravare il funzionario infedele dell'obbligo di dirottare la tangente e promette nelle casse pubbliche, dirottare denaro ricevuto dai privati. Al condannato, cioè, non si chiede di restituire il denaro pubblico illecitamente sottratto, si chiede di rimpinguare le casse dello Stato con denaro ottenuto dai privati, che tra l'altro non è detto che se ne siano liberati volontariamente, non è detto che se ne siano liberati per ottenere o aver ottenuto un qualche vantaggio debito in debito, perché magari se ne sono liberati per sfuggire a un male ingiusto, essendo vittime di concussione. L'unico caso in cui si può parlare di denaro pubblico è il peculato, no? È il peculato. Sì, vabbè, il peculato comunque si tratta pur sempre di un indebito arricchimento, di un surplus patrimoniale
che uno ha acquisito mettendo mano a soldi degli altri, a soldi pubblici. E allora dov'è questa sanzione? Dov'è il contenuto afflittivo? La finalità è sicuramente riparatoria, ma il contenuto, c'è davvero un contenuto afflittivo? Io se lo guardo da solo, questo 322 quater, faccio fatica a chiamarlo pena pecuniaria. Faccio fatica perché è un obbligo di dirottare, restituire soldi di altri. Il pubblico agente non paga di tasca sua, non mette mani al proprio portafogli. E allora non me la sento di definirla pena pecuniaria. Mi va bene sanzione, non mi va bene pena. Tutto questo se la considero isolatamente, come una monade. Perché quando è che recupera il contenuto afflittivo, un contenuto davvero afflittivo? Lo recupera agendo in sinergia con la confisca. 322 ter. Quando agisce a monte in sinergia con la confisca ex articolo 322 ter comma 1, attenzione, non la confisca per equivalente, confisca diretta. Perché qui il 322 quater, l'ordine di restituzione, affligge, però non affligge, non bissa in idem, affligge per la prima volta. Perché in questo caso tangenti, profitti concussivi e da peculato sono già stati restituiti, sono già stati stornati, sono già stati confiscati. L'indebito arricchimento è già stato restituito, è già stato devoluto. E allora qui bisogna mettere mano al portafogli. Qui la misura colpisce, è una pena che ha un contenuto chiaramente afflittivo, ma non è un bis in idem. Qui affligge per la prima volta. È come se voi aveste, io faccio considerazione da uomo di strada, è come se aveste una sanzione, una misura lato senso sanzionatoria che prevede che il reo deve restituire il doppio del profitto conseguito. Questa come la qualifichiamo? È una pena? È una restituzione? È una pena solo in parte qua, cioè per la parte in cui attinge al patrimonio lecito e non anche per la parte restitutoria dell'arricchimento in debito? Quindi, io la vedo così, ma sono prontissimo a cambiare idea. Il 322 quater, l'ordine di restituzione del prezzo del provento, non è una pena pecuniaria se considerata di per sé. Acquista un contenuto afflittivo solo quando è passata già la confisca a spazzolare, a far rientrare il provento in debito. Allora sì che il pubblico agente ci deve mettere del suo. Viceversa sarebbe un bis in idem se operasse in sinergia con la confisca per equivalente. La confisca per equivalente sappiamo che ai noi non è necessariamente connotata da un vincolo di pertinenzialità, quindi può riguardare risorse patrimoniali che non hanno nulla a che vedere col reato e quindi lì il pubblico agente già ci ha messo del suo. Questo sarebbe un bis in idem. Così come sarebbe un bis in idem se una volta restituito ex articolo 322 quater il pubblico agente fosse costretto a riversare la stessa somma per accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma sono appunto solo spunti di riflessione. Altro aspetto riguarda la posizione del privato, ma qui lo liquiderei come ha fatto la Procura della Repubblica di Trento. Qui gli articoli 165,4 e 444,1 ter, sospensione condizionale, appunto, e condizioni di ammissibilità del patteggiamento, stabiliscono espressamente che tocca restituire, no, il prezzo, la somma indipendente ricevuta, o il profitto. Ecco, il riferimento al profitto potrebbe far pensare che in questa, diciamo, kermesse di misure e prestazioni patrimoniali forse è coinvolto anche il privato, che deve restituire il profitto del reato. Naturalmente nel caso in cui ci sia un profitto, sia stato effettivamente conseguito
un profitto, cosa che non è mai, per esempio, nei casi di peculato, di concussione e di corruzione antecedente, e cosa che può non essere nei casi di induzione indebita, perché se il pubblico agente non abbia ancora concretizzato il vantaggio promesso, la sua prospettazione, non c'è un effettivo vantaggio. Ma la liquido dicendo che qui esiste un argomento testuale tranciante, cioè il mancato richiamo all'articolo 821, che limita tutte queste misure pecuniarie al solo pubblico agente. Del resto è il pubblico agente che riceve, no, il denaro, è il pubblico agente che offende la sua amministrazione, quindi è chiamata a ripararlo, e quindi ci sta che siano misure limitate al pubblico agente. Quanto ho? 5 minuti? Allora adesso dico la mia sulla questione sezioni unite, molto velocemente anche qui, e dico in realtà quello che non ha fatto e che doveva fare la 69 del 2015, se voleva fare qualcosa di significativo, perché bastava poco, bastava molto poco per rendere meno sdrucciolevole il sistema. Bastava riconoscere che l'esperimento era fallito, fare umilmente un passo indietro e cancellare il secondo comma dell'articolo 319 quater. Non dico reimpacchettare la concussione, ma almeno espungere la clausola di estensione della punibilità al privato indotto. Perché questa amputazione dell'arto induttivo con correità necessaria, oltre a del privato, oltre a amplificare il margine di manovra dell'interprete, quindi rendendo il sistema assolutamente incerto, perché c'è una possibilità in più, profondamente incerto, e oltre a aumentare di fatto la cifra oscura, perché così è, perché si fa fatica a denunciare se poi ci si deve anche autodenunciare, rischia di condurci, di traghettarci, rischiava e rischia, verso la punizione di pure vittime. Di pure vittime. E sempre a mio infimo avviso, di questa situazione di, so che al professor Donini non piace il termine imprevedibilità, e quindi parlerò di incertezza, di questa profonda incertezza del sistema, giustamente, ne sono una prova lampante, ne è una prova lampante le sezioni unite Maldera, l'output delle sezioni unite. Ci ha già descritto il dottor Silvestri esemplarmente cosa ci dicono le sezioni unite Maldera, no? Io ci vado proprio sopra, ci scivolo rapidissimamente. La differenza, dicono le sezioni unite Maldera, non la fanno più i modi, il come il pubblico agente si esprime, le formali modalità espressive, garbato, reiterato, estemporaneo, sorridente, ultimativo. Non conta più il come il pubblico ufficiale prospetta, conta il che cosa ci prospetta, cioè i contenuti della prospettazione. E ci dicono la differenza, la fanno i contenuti della prospettazione. E così, se il pubblico agente prospetta un male antigiuridico, violazione di legge in linguaggio amministrativistico, una rottura dello schema legale, un esercizio del potere illegittimo, dice sono pronto a violare la legge per danneggiarti, se non cedi alla pressione. Allora costringe, vittimizza, perché qui se prospetta un male antigiuridico vuol dire che il soggetto, diciamo il datore o il promittente, ha un movente difensivistico, vuole sfuggire all'inflizione di un male antigiuridico. Qui c'è vittimizzazione. Se invece il pubblico agente minaccia di applicarla la legge, minaccia di applicarla, prospetta conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, prospetta mali giusti, allora arruola mezzi complici. Perché? Perché se paghi per sfuggire all'applicazione della legge, significa che consegui un vantaggio contro la legge, cioè un vantaggio in debito. Il
il ladro che viene colto in flagranza, solito, no? Il ladro che viene colto in flagranza di reato, il pubblico agente prospetta un arresto doveroso, neanche solo legittimo, doveroso, e dice: se non mi dai un pezzo di refurtivo io ti arresto. Questo è sviamento di potere, eh? Cioè non è che sia sviamento, è spezzato anche l'abuso oggettivo. Da una parte sta la violazione di legge, dall'altra sta lo sviamento di potere. Qui si potrebbe aprire un discorso sul binomio minaccia non minaccia, assolutamente. Comunque, vabbè. Io come la vedo questa situazione, diciamo, criteriale, criteriologica? Al di là di quello che le sezioni unite si lasciano scappare così en passant, mi pare che trattino questi contenuti della prospettazione non come elementi costitutivi impliciti davvero, ma come criteri probatori, come criteri per dare concretezza probatoria, criteri più affidabili delle modalità esterne, per dare concretezza probatoria a degli status, degli eventi che restano tali e quali prima. Cioè, costrizione e induzione continuano ad essere eventi psicologici che si differenziano per la minore o maggiore libertà perduta. Cambia il parametro processuale, quello che poi ti serve nel processo, quello verificabile, non le forme ma i contenuti della prospettazione. Questa è la regola generale. La regola generale, però, come pure diceva il dottore e anche il professor Pellissero, non vale sempre, no? Vale per i casi, diciamo, facili, diciamo. E non vale per i casi difficili, ma i casi difficili sono quelli regolari, poi. Cioè, non sono i casi eccezionali, sono quelli regolari. Quali sono questi casi difficili? Sono quelli in cui i criteri del contenuto della prospettazione non sono applicabili, perché manca un contenuto. Sono anzitutto questi, sono quelli in cui il pubblico agente non dice nulla, gli abusi muti, abuso della qualità, non prospetta niente, oppure non dice nulla di preciso, prospettazione generica. Faccio riferimento a futuribili conseguenze sfavorevoli, ma non preciso se queste conseguenze sfavorevoli deriveranno dall'applicazione o dalla violazione della legge. Qui, vantaggio ingiusto e male ingiusto non ci possono aiutare, perché non possiamo praticare il test sulla giustizia e ingiustizia della prospettazione. Non dice niente. Troffer, minaccia offerta, uguale. Lì non diceva niente, qua dice troppo. Io ti offro un vantaggio indebito in alternativa a un male ingiusto. Qui ci sono tutte e due, il male ingiusto e il vantaggio indebito. Qui i criteri dei contenuti non possono aiutarci, ma qui per forza dovevano ripiegare su altro, no? Il punto è che poi le sezioni unite ci buttano dentro, in questo, diciamo, limbo dei casi difficili, anche dei casi easy. Cioè l'esercizio del potere discrezionale, esercizio del potere discrezionale che è sempre formalmente legittimo, è sempre sviato, e i casi in cui sono coinvolti beni di speciale rango, no? La vita, l'integrità fisica, la libertà sessuale. Qui dicono le sezioni unite, qui i contenuti della prospettazione danno ingiusto vantaggio indebito, se ci sono, e non ci sono quasi mai, ma se ci sono, scolorano. Qui torna al centro della scena, torna al centro della scena la concreta e ripetibile vicenda concreta, comprensiva di tutti quegli aspetti prima marginalizzati, gli ammiccamenti, i sottintesi, le concrete dinamiche relazionali, il tono utilizzato. E così, dice, dicono le sezioni unite, potrebbe accadere che uno, un soggetto, se qualcuno dà o promette per ottenere un vantaggio indebito, non è detto che sia un complice o un mezzo complice, dipende dal contesto. Dipende se il finanziere ti fa una proposta indecente, l'ufficiale guardia di finanza, durante la visita ispettiva, oppure al ristorante, in trattoria. Cosa fai? Mi fai pagare? Nel primo caso c'è induzione corresponsabilizzante, nel secondo caso c'è sopraffazione. Dipende dal contesto. E dipende dal rango dei beni giuridici tutelati. Quando sono in gioco beni giuridici basici, fondamentali, non c'è vantaggio indebito che tenga. C'è sempre una vittimizzazione, c'è sempre una vittima, questo dice cosa essenzialmente, no? L'esempio è quello della clandestina, no? Il pubblico agente che invita una clandestina, magari garbatamente,
a consumare un rapporto sessuale dietro prospettazione di una doverosa espulsione. Questo sarebbe, no, applicando il criterio del contenuto, sarebbe un'induzione, quindi dovresti punire la clandestina. E non si può fare. Questi sono episodi vittimizzanti, dicono le sezioni unite. Naturalmente è vero anche il contrario, cioè non è detto che se qualcuno dà o promette per ottenere un provvedimento a cui ha diritto, sia sempre una vittima, dipende dal contesto. Dipende, dicono le sezioni unite, dalla concreta dinamica relazionale. Cioè dipende se tu cedi alla via breve, cedi al malino ingiusto, lasciando intendere che lo fai, nella concreta, che lo fai perché ti vuoi ingraziare futuri favori. Questa è una prateria interpretativa. È il regno dell'incertezza. Né le cose migliorano sul versante a valle, quello che separa induzione e corruzione. Perché qua le sezioni unite in coda danno un'indicazione, sempre elementi sintomatologici, nessun criterio di essenza, si può dire tutto il contrario di tutto. Quindi, qui ancora torna la tirannia delle forme, le dinamiche esteriori, il tono utilizzato dal pubblico agente, le modalità espressive. Qui dicono le sezioni unite, guardate che per distinguere queste due fattispecie, anzitutto bisogna distinguere il fatto consumato, l'accordo stipulato, dal caso in cui il privato rimbalzi il pubblico agente, istigazione alla corruzione attiva. Nel caso di accordo consumato, l'iniziativa, il vecchio criterio dell'iniziativa, quello per la corruzione, l'iniziativa. Se l'iniziativa è del pubblico agente, induzione, se l'iniziativa è del privato, corruzione. Nel caso invece in cui ci si fermi allo stadio del tentativo, bisogna vedere i toni utilizzati. Allora, se il pubblico agente è perentorio, ultimativo, è impolite, sgarbato, oppure è martellante, petulante, tenta di indurre. Quindi dobbiamo dedurre se la richiesta, la proposta è estemporanea, non è martellante o è garbata, c'è un'istigazione alla corruzione, no? Questo è il quadro, Questo è il quadro che abbiamo di fronte, cioè è un quadro assolutamente fluido, assolutamente incerto. E io adesso non la faccio quella cosa, quell'esempio della studenza, volevo proiettare un filmato, però mi ha detto il professore che era meglio di no. E io volevo fare un esempio, veramente un hard case, ma veramente hard. Provo a raccontarvelo in 5 minuti. Provate a pensare a una studentessa carina che decide, gli manca l'ultimo esame di profitto, decide di tentare una scorciatoia. Va dal professore, titolare del corso, che sa essere particolarmente sensibile alle giovani donne, al fascino femminile, e dopo aver denunciato le sue gravissime difficoltà esistenziali, economiche, eccetera, dichiara di essere disposta a tutto pur di passare l'esame. Io, professore, sono disposta a tutto pur di passare l'esame. Professore, notate la preordinata volontà fraudolenta, preordinata volontà della provocatrice implicita. Il professore sulle prime la rimbalza, dice vai, segui il codice etico dell'università, vai dal tutor e studia di più. Lei però non molla, torna alla carica, magari vestendosi anche in modo un pochino più provocante, ma moderatamente provocante, rinnova la sua dichiarazione di intenti, unendo un sorrisetto malizioso, tra il pudico e il malizioso, ecco, guardando verso il basso, sforzandosi anche di arrossire. A quel punto il professore mangia la foglia, parte all'attacco, comincia a dire, il mio esame è, questo è un filmato delle Iene, il mio esame è difficilissimo, devi studiare tantissimo, parliamone domani in un bar. La tipa mangia la foglia, si vedono nel bar,
e a quel punto il professore perde la testa, comincia ad accarezzarla, lei finge di ritrarsi, bacia a mano, eccetera, eccetera. A un certo punto dice: guarda, se tu ti concedi, le fa capire nitidamente che se tu ti concedi, io, tu non dovrai studiare nemmeno un minuto per passare l'esame. Ti assicuro il passaggio dell'esame. La ragazza finge di non, di essere sorpresa, finge di, insomma, di essere anche imbarazzata. A quel punto lui impazzisce, ma impazzisce anche nel filmato, si inginocchia, comincia a dichiarare eterno amore, e lei un po' gioca con questo docente, cioè fa la ritrosa, ma con tutta questa coltre, diciamo, di ambiguità virginea, però non c'è mai un riferimento. Dopo un po', questo, tutto questo teatrino, la ragazza dice: ma scusi professore, ma se io dicessi di no, che cosa mi succederebbe? Poi lui si ricompone e dice: beh, a quel punto dovresti studiare come tutti gli altri. A quel punto dovresti studiare come tutti gli altri. Allora lei con una scusa prende e va via. Questo è l'esempio. Questo è un hard case, molto hard. No, non era involontaria. Molto difficile, perché? Allora, mettiamo che la proposta sia, l'iniziativa sia del docente. L'iniziativa del docente e non è stata accettata, il patto non è stato, perché lei se ne va. Stadio del tentativo. Tentativo di che? A me verrebbe da dire tentativo di induzione. Perché? Perché lui è martellante, insistente, eccetera, eccetera, e perché non prospetta un male ingiusto. Non è che dice: se non ti concedi non passerai mai l'esame anche se sei un genio. Dice: se tu non ti concedi io applicherò i doveri del mio ufficio, ti valuterò oggettivamente, quindi offre un vantaggio indebito. Tentativo di induzione indebita. Il professor Donini, noi abbiamo discusso di questa cosa, giustamente dice: beh, la sostanza dell'esempio mi richiama più l'istigazione alla corruzione. Perché? Perché qui non c'è un lupus superior, qui non c'è un sopraffattore, qui c'è un uomo che è vittima, se non della tutt'altro che sprovveduta ragazza, di se stesso, un uomo che rinuncia a se stesso, alla sua dignità, per assecondare le sue pulsioni. No, quindi istigazione alla corruzione, non c'è una prevaricazione, semmai è una prevaricazione rovesciata. Ma attenzione, quindi siamo già a due, attenzione, perché questo è un hard case ex Nazioni Unite, perché l'abuso, la proposta indecente del pubblico agente interseca la libertà sessuale, chiede il sacrificio della libertà sessuale, e sono proprio quei casi in cui non devi applicare il criterio del vantaggio, perché sono sempre episodi vittimizzanti, tentativo di concussione, un filmato, tre ipotesi, tre soluzioni, tutte secondo me ragionevolmente argomentabili. Grazie. Bene Vico, abbiamo fatto tardi ma ci siamo anche divertiti, io non voglio rubare tempo, io avrei tante cose da commentare, potete capire, ma vorrei chiedere se ci sono degli interventi, delle domande, delle richieste di delucidazione o interventi su quello che abbiamo detto. Al di là di quest'ultimo caso, che è fra l'altro un caso vero, ma è un caso anche di induzione da parte della presunta vittima, naturalmente, a commettere il reato rispetto a un soggetto che ne commetteva già, ma che in questo caso rimane appunto incastrato dal filmato. Volevo fare solo una brevissima riflessione, ma brevissima, un minuto, sul rapporto fra 322 quattro e 322 ter. Noi abbiamo un sistema, perché vedete, che attualmente non tutela la vittima in questi reati. Tutela sì la pubblica amministrazione, ma la vittima che ha pagato no, perché io prima vedo che il pubblico ufficiale sicuramente sarà sequestrato, avrà un sequestro anche per equivalente, se si tratta di denaro sempre equivalente, è inutile fare discorsi di altro tipo, avrà un sequestro per equivalente, che poi si convertirà con la sentenza di condanna in una confisca.
dopo la confisca che convalida il sequestro, c'è anche la restituzione, cosiddetta la riparazione coatta, sempre ai vantaggi, il primo vantaggio dello Stato, il secondo della pubblica amministrazione, e la vittima niente, la vittima danneggiato, vittima, il privato, nulla. E questo sconta fra l'altro un difetto della confisca per equivalente che c'è già in origine, perché solo in pochi casi, come il 644, ultimo comma dell'usura, dice si confisca per equivalente, salvi i diritti della persona offesa. Ma la maggior parte dei casi non lo si dice, poi la giurisprudenza magari lo può applicare di fatto. 19 dell'articolo 231 prevede... Certo, anche, esattamente. Ci sono due o tre fattispecie, ma non è la regola delle ipotesi di confisca per equivalente. E quindi in teoria va sicuramente allo Stato come una normale confisca, più in aggiunta a questa riparazione, pseudo riparazione, che è sostanzialmente afflittiva nel contesto complessivo, perché è tutto per equivalente, anche qui non è la somma, è una somma pari all'ammontare di quello che